Allora, buongiorno a tutti, un saluto particolare va all'architetto Angelo Patrizio che ci onora della sua presenza, ma saluto tutti i tecnici, Patrizio, l'amico Patrizio Savola con Commercio, la dirigenza, insomma tutti presenti, compresi i miei colleghi assessori che non mi mollano mai nonostante qualcuno dica che in giunta non c'è concordia, ma siccome nell'architetto la libertà di parola ancora esiste, quindi la libertà di parola può corrispondere molte volte alla libertà di dire qualche fesseria e noi prendiamo atto. Intanto devo dire che sono onorato della presenza, perché sia il vice sindaco Napoleone Isoni, sia Giannetto Adis, sia Patrizio Sala mi hanno parlato dell'iniziativa che prima mi ha fatto considerare un sindaco fortunato, perché poteva non capitare, non tutto capita per bravura, perché la cerchiamo molte volte, c'è la dea bendata che fa una percentuale di quello che non riusciamo a fare noi. Poi sicuramente la perseveranza, la buona volontà dell'assessore all'urbanistica e di Patrizio ci hanno portato a questo. Io non smetterò mai, ma può essere una cosa scontata, di dire e di pubblicizzare quanto siamo fortunati, questa volta in termini geomorfologici, ad abitare a Tempio. Tempio è bella come città, Tempio è a 30 minuti dal mare, Tempio è a 10 minuti dalla montagna, Tempio ha una storia, Tempio ha avuto anche una rivoluzione urbanistica negli ultimi 20 anni non indifferente, perché qualche volta anche la regione riesce a capire che l'urbanistica e l'edilizia non è solo costruire, ma è anche migliorare l'esistente. Molte volte l'urbanistica è demolire e ricostruire in termini coerenti con quello che esisteva. Urbanistica è riscoprire le origini, cioè tornare alla storia. E urbanistica è finalmente ricevere qualche complimento in questi termini, come dicevo, l'architetto, di gente che viene a visitare il Tempio e, a parte qualche lamentela legittima, perché trovo ogni tanto qualcosa chiuso che dovrebbe rimanere aperto, però si meraviglia di come sia organizzato in termini architettonici. Quindi io mi fermo qua, perché l'iniziativa la illustreranno gli altri, dico solo grazie a chi si sta impegnando perché questo progetto vada avanti. Grazie a chi, soprattutto come voi tempiesi e la Confcommercio, lo state facendo per volontariato, per amore verso la vostra città. E grazie all'architetto Patrizio che già dalle prime parole che ha detto ci siamo già capiti. Spero di poter usare questo termine agricolo, così senza tanti fronzoli. Entrare in empatia e non in diffidenza con una persona che vedi subito è di buon auspicio, perché io gente ne incontro tanta e non sempre danno l'impressione di essere gente che, con i quali si riuscirà a ottenere qualcosa, oltre a farti quattro risate per le corbellerie che dicono. Quindi qua siamo in un altro campo e sono contento che sia così. Quindi prima di dare la parola a te, Angelo, è doveroso che il vice sindaco che se ne è occupato e gli altri assessori, nonché Patrizio Sava. Allora, grazie signor sindaco. Anche io estendo i saluti. Con qualcuno abbiamo avuto già la possibilità di avere un breve incontro quando Angelo, Patrizio, io non riesco a titolarti perché mi sento talmente vicina a te che sono fatta così, vado dritto al sodo. E ringrazio tutti per la vostra presenza, e questa, io lo sapete, sono una che si lancia con entusiasmo e non ho nessuna intenzione di smettere, per cui rassegnatevi, e anche questa è una cosa che farò con molto entusiasmo insieme a tutti i miei colleghi di giunta, di maggioranza e soprattutto insieme a tutta la città di Tempio, a partire dalla struttura, ho dimenticato la struttura comunale che qua è ben rappresentata e sarà parte attiva in questa iniziativa, e naturalmente a tutti i tecnici locali con i quali abbiamo già intrapreso un produttivo percorso di collaborazione e di condivisione.
Faccio un passo indietro e oltre a ringraziare naturalmente l'architetto Angelo Patrizio che qui col suo intervento che farà successivamente vi spiegherà in linea di massima in che cosa si tratta, di che cosa si tratta, naturalmente io devo ringraziare fortemente il presidente della Confcommercio, Patrizio Saba, perché ancora ricordo, non è lontanissimo, anzi è a distanza ravvicinata, il giorno in cui è entrato nell'ufficio del sindaco, ci ha fatto questa proposta, o comunque ha presentato questa iniziativa. È stato un amore a prima vista, perché ovviamente non nascondo che la mia formazione professionale mi porta ad avere una sensibilità magari maggiore verso nella direzione di alcune iniziative piuttosto che di altre, ma in questa in particolare. Perché? Perché si parla di laboratorio, anzi sperimentazione, di un laboratorio di rigenerazione urbana e buone prassi urbanistiche. Dentro c'è di tutto e di più. È questo di tutto e di più che ci ha stimolato, che ci ha entusiasmato, perché proprio noi ci vogliamo occupare di tutto, nel senso che vogliamo ampliare lo sguardo, cioè il nostro territorio deve crescere e deve farlo in modo produttivo, in modo costruttivo e nel senso più ampio del termine. E l'innovazione sta proprio in questo, nel laboratorio. Non stiamo parlando semplicemente di urbanistica, ma stiamo parlando di un'urbanistica associata ad un'analisi, a uno studio ben più complesso, ben più completo, che parte dall'evidenziare le criticità anche da un punto di vista del commercio, della situazione economica e sociale. Ecco perché la presenza della Confcommercio e poi dell'ANCI a livello nazionale. Quindi questo ci ha fatto capire, eravamo presenti in particolare, abbiamo seguito in particolare io e l'assessore Addis questo laboratorio, abbiamo partecipato a Roma ad una riunione ed è stata illuminante, perché abbiamo capito proprio lì quanto preziosa fosse questa opportunità. Perché? Perché noi siamo circondati, l'ho detto prima, da una natura benevola, forse troppo benevola secondo me in alcuni casi. Non siamo ancora riusciti, e molti prima di noi hanno tentato di valorizzare e di cogliere le opportunità per potenziare, per far emergere il potenziale presente. Forse non abbiamo provato a fare qualcosa, ma non siamo riusciti. Questa è l'occasione giusta, è l'occasione che stavamo aspettando, in un momento propizio in cui il territorio non ragiona più dentro i confini comunali, ma amplia lo sguardo, un territorio più vasto che rappresenta la peculiarità, tutte le identità che sono presenti. Io l'ho detto anche prima, mi sto ripetendo, ma perché è una cosa in cui credo fortemente. Cioè io credo che nessun piccolo centro, da Tempio a Olbia, ai comuni di mare, per esempio Badesi, Aglientu, quelli più vicini a noi, il piccolo comune di Agius, possano fare un discorso veramente costruttivo se non si parla tutti insieme, se non ci si guarda intorno a vedere che il grande valore di questo territorio sono le nostre peculiarità messe in rete, perché è questo che noi dobbiamo capire. La rete può essere l'unico modo per poter offrire la nostra grande bellezza e i nostri grandi valori. E non stiamo parlando solo di offrire un prodotto commerciale per il turismo, non è questo. Significa mettere in rete le nostre tradizioni, i nostri valori, riconoscerci e riconoscerli. Quindi riscoprire le nostre radici per accettare ed integrarci con gli altri. Questo, come potete capire, è un discorso che va oltre, che abbraccia il sociale, che abbraccia tutta la città e che va oltre, naturalmente, ed è oltre che vogliamo andare. Io lo dicevo poco fa, non riesco mai a prepararmi un intervento, per cui alla fine forse dico una marea di fesserie e non si capisce nulla di quello che dico. Vi dico solo questo laboratorio è un'opportunità preziosa per il nostro territorio, è un'opportunità preziosa per individuare qual è la direzione che vogliamo percorrere. Dobbiamo immaginare un progetto futuro per il nostro territorio, non sto parlando solo della nostra città. E questo ha necessità di un lavoro comune, amministrazione, associazioni di categoria, tecnici, cittadini comuni. È solo così che possiamo veramente creare un progetto di valorizzazione e di crescita del territorio. Il laboratorio è lo strumento per guardarci intorno, per vedere, rilevare le criticità, per rilevare i valori, metterci insieme, confrontarci e
tirare fuori le idee per rilanciare, per poi definire un progetto che sia mirato e che sia puntato in quella direzione. Lo possiamo fare a livello di comune? No, lo dobbiamo fare a livello territoriale, perché davvero dobbiamo avere un ampio respiro. Inoltre dobbiamo farlo tutti insieme, come ho detto, e quindi ecco perché ci sono i tecnici qua, perché come dicevo prima in separata sede, io ancora rimango piacevolmente sorpresa di questa collaborazione che si è instaurata. Riescono, cioè queste persone, questi professionisti così competenti ma anche così sensibili, riescono anche a capire le difficoltà di un'amministrazione che deve prendere delle decisioni tempestivamente e sono sempre pronti, sono sempre disponibili, sono sempre pronti a lavorare per la città e per il suo territorio. Questo lo dobbiamo fare e il laboratorio porterà ad un progetto veramente prezioso per questo territorio, ma non solo. Il laboratorio sarà anche un modo per portarci oltre i confini sardi, perché quando siamo stati lì a Roma, Angela, e ci siamo confrontati, noi ci siamo sentiti piccoli, siamo arrivati là, io questa la devo raccontare però, scusami, siamo arrivati là e abbiamo incontrato tante persone provenienti da tutte le parti d'Italia. E ci siamo sentiti protagonisti. Noi, provenienti dal piccolo comune di Tempio Pausania Terme, eravamo protagonisti di un discorso che raccoglieva tutto lo stivale. E io ho pensato, ma quindi cioè, noi possiamo davvero essere protagonisti della nostra storia, della nostra crescita? Possiamo davvero essere in grado di definire il nostro futuro? E quella cosa lì ci ha dato una forza incredibile. E questo è l'entusiasmo che noi abbiamo, perché abbiamo capito che non siamo così piccoli. Oppure siamo piccoli, ma possiamo prendere delle grandi decisioni. E questo abbiamo intenzione di fare. Non le prendiamo, ripeto, da soli. Coinvolgiamo tutta la nostra città e il territorio, nel senso più ampio possibile, ma abbiamo tutta l'intenzione di farlo, perché noi ci crediamo come amministratori e come semplici cittadini. Questo è quello che vogliamo fare. E quindi io passo la parola, perché sennò non la finisco più, al presidente Patrizio Sava. Grazie vice sindaco, grazie sindaco, buongiorno a tutti. Tutta la parte degli obiettivi l'ha già raccontata in maniera assolutamente precisa, assolutamente allineata con quella che la volontà di Confcommercio l'ha già spiegato il vice sindaco. Io voglio fare solo un passo indietro e raccontarvi velocemente com'è nata questa opportunità. Angelo Patrizio conosce meglio di tutti la storia e tra poco vi racconterà sicuramente con grandi capacità e in maniera assolutamente esaustiva il percorso e le prospettive. Io invece vi racconto com'è nata questa opportunità per Tempio e per il Nord Sardegna. Un giorno mi telefona il direttore di Confcommercio per dirmi che appunto la Confcommercio nazionale e l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha firmato un protocollo d'intesa, un accordo sul quale si cerca di ridare forza ai centri urbani, ma ai centri urbani che perdono appeal, che perdono attrattività, che non sono i nostri, sono quelli di tutta Italia, qualsiasi città ormai, a causa di eventi che negli ultimi 20 anni si sono verificati, quali ad esempio, ne dico uno su tutti, la nascita e forse assolutamente l'incontrollato crescere di centri commerciali, ha portato via noi dai nostri centri. I nostri centri sono diventati poveri, sono diventati scarsamente vissuti, hanno perso anche un po' dei colori che li caratterizzavano. La volontà di ANCI e di Confcommercio è proprio quella di rigenerare i centri urbani e tramite questa rigenerazione riqualificare anche gli ambienti del commercio. Quando il direttore mi chiese se era nostra intenzione, se la politica di Confcommercio voleva in qualche modo intraprendere questo percorso, la risposta mia, dopo una rapida chiacchierata con gli altri che compongono la dirigenza di Confcommercio, è stata immediatamente di sì. Perché? Perché rappresentava un'opportunità incredibile. E se voi poteste vedere, dopo magari questo lo facciamo passare, quali sono le città, i comuni che partecipano al laboratorio nazionale sperimentale, vi renderete conto che oggi a Tempio parte il laboratorio sperimentale nazionale, c'è già, nasce quello regionale, perché Tempio è il primo comune in Sardegna ad aderire a questo, ma insomma va a fare compagnia a comuni che si chiamano Venezia, Piacenza, Novara, Alessandria, Siracusa, Palermo, Reggio Calabria, Foggia, insomma tutti comuni che
come diceva il vice sindaco, sono molto più importanti noi come realtà economiche, come realtà sociali, ma nel nostro piccolo sicuramente riusciremo a dare un'indicazione precisa di quello che vuole fare la Sardegna, di quello che vuole fare la Gallura, di quello che vuole fare il Nord Sardegna. La nostra Confcommercio è la prima, quella del Nord Sardegna, in Sardegna, ad aderire a questo progetto. Tempio è il primo comune in Sardegna. Domani incontreremo altre 4 amministrazioni, che sono quelle di Sassari, Alghero, Olbia e La Maddalena, per presentare questo progetto e questa opportunità. Un'opportunità che, anche se solo si limitasse ad avere un confronto con le altre realtà d'Italia, sarebbe già un arricchimento per ognuno di noi. Sicuramente per i tecnici che opereranno sarà un arricchimento da un punto di vista personale, professionale. Abbiamo scherzato dicendo che probabilmente, visto che appunto c'è un titolo gratuito nel partecipare a questa attività, probabilmente può essere intrapreso come una sorta di formazione gratuita, ma una formazione di alto livello, e l'alto livello lo apprenderete tra poco, quando a prendere la parola sarà l'architetto Angelo Patrizio, e vi darà un po' di indicazioni molto più forti delle mie. Mi rendo conto che nelle riunioni precedenti con i tecnici e con l'amministrazione stessa sono stato assolutamente poco dettagliato, poco preciso, ma non è la mia materia quella dell'urbanistica, non è la mia materia quella quella tecnica dell'architettura, dell'ingegneria edilizia. Il mio lavoro, il mio ruolo è quello di portare comune e tecnici insieme a cercare di raggiungere un obiettivo, che è quello appunto di iniziare a pensare come città-territorio, che mi pare facesse parte anche del programma di questa amministrazione, la città-territorio, quindi una pianificazione anche del paesaggio, dell'urbanistica, dei piani paesaggistici integrata, territoriale, e che finalmente possa dare, insomma, un po' di buone prospettive al futuro dei nostri territori, che in questo momento vivono un momento delicato, un momento di, come dire, di incertezza, ma sicuramente se le altre amministrazioni avranno la capacità, la forza e la voglia che ha questa amministrazione, sicuramente verremo fuori. Io vi ringrazio e lascio la parola a Angelo. Grazie, un cordiale saluto a tutti. Io non voglio assolutamente togliere del tempo prezioso a quello che sarà l'intervento importante di questa giornata, quello dell'architetto, che meglio di tutti ovviamente conosce l'argomento nel quale ci stiamo cimentando, per il quale noi immediatamente ci siamo mossi, abbiamo aderito, dimostrando, credo, in questo caso sicuramente interesse, sicuramente curiosità, ma sicuramente disponibilità a confrontarci con tutti, a non trascurare nessuna iniziativa, nessuna opportunità che possa mettere nella condizione il nostro comune, il nostro territorio, la nostra città, dicevo, nella condizione di poter migliorare, di essere ancora più competitiva, di essere ancora più attrattiva, e quindi anche il nostro territorio più attrattivo, soprattutto alla luce delle possibilità e delle disponibilità che la Comunità Economica Europea ci pone davanti, e che spesso passano così, quasi, non dico inosservate, ma così, molto, in qualche caso anche trascurate. Avrete modo di notare quanto importante, quanto interessante sia l'argomento, soprattutto in chiave e in prospettiva di crescita, in maniera particolare, in modo particolare per i tecnici, che non smetteremo mai di ringraziare, che hanno dimostrato dichiaratamente grande disponibilità, grande interesse e grande voglia assieme a noi di fare qualcosa per la città. Io vi ringrazio e auguro buon lavoro a tutti. Ora diamo la parola all'architetto, con piacere, prego. Grazie Andrea. L'onore è mio, non è vostro per il fatto che io sia qui. Sono assolutamente, completamente, pienamente onorato, anche emozionato d'essere qui. La sintesi, se io non volessi inchiodarvi per molti minuti, e non lo farò, come sintetizzare questa giornata, questo punto
che non è un punto d'arrivo, e noi lo sappiamo, è semplicemente un punto di partenza che avrà bisogno di tutti noi, ma anche dei tempiesi, poi spiego perché. È un punto di partenza perché il laboratorio sperimentale nazionale sulla rigenerazione urbana, che paura questa roba, ragazzi, ho qui l'elenco, dato che le cose devono essere in trasparenza, così. Guardavo poc'anzi, sì, 82 i comuni che aderiscono, il mio orgoglio non è Trieste, Palermo o Torino, voglio molto bene evidentemente, il mio orgoglio è Meolo, 2000 abitanti in provincia di, perché poi mi contattano comuni di 249 abitanti del Monferrato. E come fai tu a dire al sindaco di un comune di 249 abitanti che non può stare nel laboratorio, che è troppo piccirilla? Scusate, sono lombardo partenopeo, a volte così. Cioè che sei troppo piccolo così. Allora lì la logica è quella di dire mettetevi insieme, andate oltre i confini amministrativi. Un po' quello che poi anche Tempio tende a fare, perché se non dico male, un tempo voi questa città è stata punto di riferimento, adesso non voglio dire capitale perché sarebbe un trombonismo mio, però siete stati certamente punto di riferimento culturale, amministrativo, economico di un territorio vasto, e mi sembra che sia anche questo, non solo questo, quello che vogliamo fare. Ho aspettato che il sindaco rientrasse, perché volevo dire questa cosa con lui presente. Vedete, è come se noi, il nostro paese, non sto parlando di Tempio, non sto parlando della Sardegna, parlo del nostro paese. Noi siamo un paese che spende purtroppo poco e male le risorse che sono nostre e che sono nella programmazione europea. Il 7-13, ahimè, ci ha visto arrivare malissimo. Il 14-20 è già partito, siamo già nel 2016, però diciamo molte regioni stanno stentando ancora a partire. Ed è come se tu, sindaco, ci avessi detto, tu vice sindaco, tu assessore, è come se voi ci aveste detto, ragazzi, queste risorse, le risorse è un piccolo dettaglio, una sciocchezzuola, per la Sardegna valgono complessivamente 2 miliardi 760 milioni di euro. Ed è come se il sindaco, come se il vostro sindaco, come se Andrea ci avesse detto mettetevi insieme e io vi do solo una possibilità di spendere sino all'ultima lira, sino all'ultimo euro, noi siamo diversamente giovani, io sono attestato ancora sulla lira, sino all'ultimo euro di quello che è possibile captare per il nostro territorio, per fare cultura, infrastrutturazione, agenda digitale, innovazione. Presidente, perdonami, competitività del sistema delle imprese, cioè nel senso che io mi rivolgo a te pubblicamente per dire che certamente ci sono delle cose che possono fare e noi auspichiamo possano fare gli amministratori, ma ci sono anche delle cose che noi dobbiamo fare agendo sul nostro sistema, ragionando, ragazzi, poche storie, ragionando nelle prime ore a porte chiuse, cioè io, Patrizio, gli operatori economici e poi parliamo con tutti quanti. Però è una bellezza questa cosa. Che cos'è il protocollo? Perché il protocollo nazionale firmato dal presidente dell'ANCI Piero Fassino e dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, da cosa nasce? Guardate ragazzi, nasce dal fatto che le città italiane si stanno lentamente e progressivamente spegnendo perché stanno perdendo strutture di servizio, di commercio, di artigianato di servizio nei tessuti urbani.
Questa roba non so a tempio, non fatemi parlare di tempio, so solo perché non potevo arrivare del tutto impreparato, ma avreste bocciato. So che il terziario di mercato a tempio nel territorio tempiese rappresenta l'80% del mondo di impresa, quindi è un dato sul quale lavorare, sul quale riflettere. Vedete, l'assottigliamento dei sistemi commerciali urbani, io così li chiamo, dove quando dico commerciali intendo commercio artigianato o servizi, non parlo solo di commercio alimentare e non alimentare o pubblici esercizi, è diventato un problema per la vivibilità delle città. Daniel Pennac, scrittore francese contemporaneo vivente, a cui voglio molto bene, all'interno di una comunità dove non c'è spazio per il piccolo commerciante, si spegne la comunicazione, c'è la desertificazione dell'umanità. E questa è la cosa che mette insieme Fassino e Sangalli, e poiché, sindaco, i poeti sono utili, preziosi, ma santo Dio, le idee poi hanno bisogno di risorse, ecco che i due, con nessunissima poesia, preso atto del problema che caratterizza le città italiane, è pesante, io quando lavoro per sistema di... la Confcommercio non ci paga in lire o in euro, ci paga noi tecnici che lavoriamo da 30 anni in casa in scarpe da consumare. No? E quindi se io parlo del sistema commerciale di Gorizia, di Bari, di Reggio Calabria, di Mantova, eccetera, delle molte altre città dove ho lavorato, vuol dire che io e i miei ragazzi siamo andati civico per civico a mappare tutto. Se a San Donato di Piave c'era un mio collaboratore che soffriva perché c'era un oratorio che ogni pomeriggio richiamava 300 bambini e non l'avevano mappato, e io avevo rognato, avevo detto che andava mappato quel così, perché era un punto d'attrazione vitale, le mamme, i papà che accompagnano i bambini, il gelato, il papà, la mamma che fa la spesa, era un punto notevole, rilevante. Ormai siamo sul in certe situazioni sul 35-40% di commercio dismesso. Vi ricordate chi, tu sindaco hai fatto l'assessore all'urbanistica regionale, e certamente appartiene a una generazione che ha seguito il tema dell'industriale dismesso, no? Noi che siamo diversamente giovani ce ne siamo occupati. Santo Dio, questo tema oggi sta interessando il commercio. Non sto parlando di tempio, evidentemente che non la conosco, ma noi oggi nelle città italiane abbiamo un tema che è quello del commerciale dismesso, pesante. Poi io mi fermo, non sto scappando, tornerò presto, anche spero, a tempio, per provare a fare danno insieme. Spero che mi vorrete in questo laboratorio tempiese che apre pista alla Sardegna. Cioè, qui sta accadendo una roba che mi emoziona oggi, in quella cartina che voi avete. Tempio oggi, stamani, con quello che soprattutto accadrà fra un attimo, sta facendo partire un percorso che, se tu mi chiedi, Andrea, è utile, è valido, è prezioso per Cagliari? La mia risposta è, Presidente, la mia risposta è auspicabile che Cagliari, che Sassari, che il restante del territorio sardo faccia così. Che cos'è il laboratorio sperimentale nazionale sulla rigenerazione urbana? È una bellezza, ragazzi. Qui ci sono un paio di elenchi, ve li venite a prendere dopo se vi interessano. 178 persone. Badate, io sono un uomo fieramente Confcommercio da 30 anni, cioè, capito, io non sono Patrizio dello studio Patrizio e Associati, io dirigo il settore urbanistica e progettazione urbana di Confcommercio nazionale. Sono 178 componenti, vice sindaco, 178 componenti. Il laboratorio lo reggo io, ne porto io i pesi da operaio, e già sarà gioco forza un laboratorio fatto di 120 Patrizio Saba, 23 Gianluigi Tolu,
e gli altri sarà qualche tecnico, Giancarmelo, troppo bello, Giancarmelo, l'unico Giancarmelo che io conosca in Italia, è troppo bello, mi piace assai. 178, sindaco, più della metà sono amministratori, sono sindaci, sono assessori, sono tecnici comunali, dirigenti o tecnici del commercio, dell'urbanistica, così. Più della metà in questo protocollo, in questo laboratorio, vengono dal mondo del pubblico o della professione. È una bellezza. Abbiamo la verità rivelata, vi guardo negli occhi uno a uno. Sappiamo come fare, sappiamo come devono essere le cose. Sarei un mentitore se vi dicessi di sì. Però ragazzi, stare insieme, stare così tanti, stare che vengono Sant'Antonio, da Aosta a Siracusa, è un valore questa diversità, guardate, è un valore grande. Secondo me ci può aiutare, ci può aiutare, punto. Il laboratorio di Tempio, a me piacerebbe che potesse nascere, operare, E qui poi non dipende da me perché a ciascuno il suo, io sono solo un dirigente tecnico, poi ci sono i dirigenti politici nel mio sistema, starà ai dirigenti politici fare i percorsi così. 178 persone, 82 città, che cos'è a livello nazionale? Sindaco, è un dato che non ti ho ancora dato. Sono oltre 5 milioni e mezzo di italiani. Se noi guardiamo semplicemente ai residenti, non ai city user, delle città, anche i miei piccoli paesi di 2000 abitanti, che come fai? Tu lo diresti a un sindaco o a un presidente di un paese di 2000 abitanti, 1000 abitanti, che viene a dire no, tu sei troppo pecceril, non puoi entrare nel laboratorio? Ma non esiste proprio, no? Quindi... Certo, poi faccio come te che vuoi aggregare e quindi dico provate a mettervi insieme coi comuni del territorio, così attestatevi almeno ai 2000 abitanti, 1500, perché mi è arrivato un comune di 249 abitanti, qui lo dico e qui lo nego, al quale ho detto sì e quindi sto aspettando due righe del sindaco, così. Oltre 5 milioni e mezzo di italiani, oltre 380.000 imprese del terziario di mercato, l'11% del nostro mondo, Presidente, il 9% di cittadini italiani interessati dalla sperimentazione, l'11% del sistema di imprese che noi rappresentiamo. Per fare che cosa? Lo stare insieme, e sto finendo, lo stare insieme a cosa ci può portare? Vedete ragazzi, ci sono due tipi di finanziamenti europei, no? Per schematismo dico quelli diretti o quelli indiretti. Quelli indiretti sono quelli della programmazione 14-20 che passa dalla regione, mi fa piacere, vedo la collega che mi aiutano queste cose, che per parteciparci la regione fa dei bandi, sindaco, poi è una lotteria, partecipiamo così. E poi ci sono i finanziamenti indiretti, quelli che una comunità, Tempio, Reggio Calabria, Bolzano, quello che è, si può costruire in una relazione binaria tra il comune e la Commissione europea. A questo riguardo, oltre tutte le cose valide per le quali avete parlato del POR, c'è una roba, sindaco, che non t'ho detto ancora di là, che mi piacerebbe assai potessimo far diventare tempiese. Anche sul finire di quest'anno, già l'anno scorso, poi quest'anno e per tutti gli anni fino al 2020, questo è il messaggio, per tutti gli anni fino al 2020, La Commissione Europea fa un bando, emette un bando a livello europeo, non diventiamo ricchi, 3-4 milioni di euro si può portare, però per una comunità come questa io credo che a volte anche solo 1 milione, 2 milioni di euro possa dare una mano, no?
Quindi ogni anno sul finire dell'anno, e quest'anno sarà a novembre, vi dico anche su quale tema, esce questo bando che vi mette in una relazione diretta. Che poco senso avrebbe il nostro intervento di Confcommercio nazionale se non dessimo una mano alla Confcommercio locale, al comune di Tempio, coinvolgendo la Confcommercio di Bruxelles che abbiamo lì e le istituzioni, perché inizieremo, ti sto già facendo una proposta di lavoro, Sindaco, inizieremo a lavorare insieme. Il prossimo bando sarà sulla rigenerazione urbana, tema che vi interessa, direi. Ci mettiamo a lavorare tutti insieme, me compreso, e sbaglieremo. Avere la possibilità di questo contatto diretto con Bruxelles ci mette in condizione, perché lavoreremo in streaming, voi da qui, io da Roma e loro da Bruxelles, ci mette in condizione di dire: guarda, in quel bicchiere non va bene l'acqua, dovrebbe essere un dito di tè, l'abbiamo già fatto l'anno scorso così. Quindi mi piacerebbe che su questo percorso si potesse valutare, voi poteste valutare l'ipotesi di lavorare insieme, di lavorare insieme. Perché, Sindaco, tu dovresti essere interessato? Oh, certo, c'è di mezzo l'ANCI, e quindi l'ANCI sei tu stesso, insomma così. Però perché un sindaco dovrebbe essere interessato ad una proposta che io lo vedo, Patrizio, che è anche un po', come dire, robusto, che fa le scale di corsa per venire dal sindaco a raccontargli questa roba, anche un po' trafelato perché gli sembra bella così. Perché tu dovresti dire sì a questa cosa, perché hai detto sì? Per una roba troppo bella, ragazzi. Il laboratorio, leggerete, è sulla rigenerazione urbana e sulle nuove prassi urbanistiche. Secondo il vostro Dio, io perché sono architetto, penso che questa cosa la possono fare gli architetti o gli ingegneri, non ne parliamo proprio così, oppure la rigenerazione è una roba che coinvolge il cittadino, deve coinvolgere il cittadino, e dato che non credo a un gruppo di lavoro fatto da una sola figura professionale o due, io a Roma andai a rompere le scatole alla CEI, dice la CEI. La CEI è proprio la conferenza episcopale italiana. Io che sono uomo dalle idee confusissime, in un laboratorio partecipato a Bassano del Grappo partecipava anche la parrocchia. A un certo punto la perpetua mi blocca perché il parroco non veniva ai tavoli, mandava lei, e mi fa: architetto, ma così, a un tavolo quadrato, eravamo una trentina di persone, architetto, lei crede in Dio? E nell'undici e mezzo della sera, così, io dissi: guardi, mi lasci rispondere come rispose Woody Allen quando gli fecero la stessa domanda. Credere è parola forte, diciamo che lo stimo. Così. Cioè, non così. Allora, andai alla CEI. Perché se è vero, una roba, ragazzi, i miei giovani colleghi architetti, dove stanno? Là. Il mondo fa una confusione terribile tra riqualificazione urbana e rigenerazione urbana. La riqualificazione urbana è quella che noi abbiamo sempre fatto e che va benissimo e che faremo per i prossimi 2000 anni, cioè uno spazio che con i mestieri, le arti nostre, riqualifichiamo, riprogettiamo così. La rigenerazione non parte dal lotto, Sindaco, non mi farà andare avanti se è questo che hai in mente, non parte dal lotto, dall'area, dai volumi, ma parte dalla gente. Allora io vado alla CEI, mi accolgono, insomma, Sant'Antonio, cioè altro che ministeri, lì proprio, lì lo tagli così, no? E c'era Monsignor Longoni che dirige, nome e cognome perché è vera quella la cosa che racconto, dirige la pastorale problemi sociali e del lavoro. Guardate, in un momento in cui io non so più in che direzione guardare, no? Se guardo a certi temi sociali, quello del lavoro per esempio, devo dire che la CEI
fa un lavoro molto serio con questa roba. E quindi io, che ho le idee confuse, dissi: perché no, andiamo a parlare. E Monsignore faceva: sì, no, architetto, mi piace, perché li voglio coinvolgere nel laboratorio, no? Mi piace questa roba, ma perché lei architetto non così? E io non sapevo più come dargli la spiegazione. Dissi: guardi, Monsignore, se è vero che al centro, guarda sindaco, se è vero che al centro c'è il cittadino di Tempio, non Patrizio, non neanche tu, ma il cittadino, quelli per i quali tu amministri questa città, e allora il rischio che io, architetto, possa perdermi lungo il percorso, dando spazio a volumi anziché no, se vi tiro dentro, mi do l'opportunità che, se sgarro, mi possiate tirare l'orecchio dicendomi: oh, tu avevi detto che al centro dovevano esserci i cittadini, e mo i cittadini dove stanno? Così. Ecco, quindi questa è un po' una narrazione così. Tempio per me, e su questo chiudo, ho fatto una comunicazione a Roma ieri pomeriggio, perché abbiamo un importante momento di discussione, 3 giorni di discussione, le Confcommercio di tutte le province italiane che si trovano, guarda caso, proprio in Sardegna, e dovrei reggere una sessione di lavoro di una giornata dalle 10 alle 4 del pomeriggio sui temi dei fondi europei e della rigenerazione urbana. Ho scritto ieri a Roma che voi veniate o meno, che Tempio è uno dei casi, insieme ad Alessandria, Vercelli, Piacenza, Siracusa, Chieti e Catanzaro, è uno dei casi che io porterei non alla discussione, perché il luogo di discussione è qui, ma a conoscenza degli altri del sistema Italia Confcommercio, perché secondo me qui oggi, sindaco, perdonami e lo dico con fierezza e chiudo su questo e vi abbraccio tutti, è partito un caso di buone pratiche non sardo ma italiano. E poiché l'11 e il 12 ottobre io sarò a Bruxelles, noi saremo a Bruxelles a raccontare il protocollo, perché interessa molto anche al Parlamento europeo, Stadio Oleria, l'ANCI, i comuni, Confcommercio, 82 comuni, gli altri paesi ci stanno guardando, vogliono capire come funziona questa roba, e io chiaramente andrò a raccontare un sacco di, dirò che a Tempio le donne sono alte 7 metri e i sindaci hanno 2 teste, così, perché mi sono stufato dei casi di buone pratiche che gli altri, non voglio dire di quali paesi, calano sul tavolo, e io sono troppo napoletano per non aver niente da dire, e quindi anche quando non ho niente da dire mi invento qualcosa da dire. Grazie, grazie, grazie. Grazie.
pensate che beh, intanto che i nostri due rappresentanti alti siglano, pensate che per la stessa cosa, no? Io vengo da Amatrice, dove ritornerò domani sera, partendo da qui. E lì in una situazione dove purtroppo lo sapete com'è, è tutto completamente distrutto, ma distrutto, no? Si sta lavorando sui MAP, i moduli abitativi provvisori, dove mettere la gente che non siano le, ovviamente le tende. E sto con la mia squadra, con i miei ragazzi, stiamo tentando di costruire due poli d'aggregazione, uno ad Accumoli e uno ad Amatrice, poli integrati. I miei Patrizio lo chiamavano polo commerciale, e ho fatto un po' fatica a spiegare che non facevamo un polo commerciale, infatti ho detto non lo chiamate più così, è un polo integrato: commercio, artigianato, servizi, socialità, cultura, perché se riesco vorrei pensarci anche a uno spazio per i giovani, no? E anche a uno spazio per i diversamente giovani, perché no? Così. Ed è stupefacente, ecco perché vi voglio bene oggi, la dovevo dire questa roba, è stupefacente come lì mi stiano chiedendo tutti, la regione, il comune, la protezione civile, cioè, di fare in fretta a costruire questo polo, perché loro pensano possa essere l'elemento di catalizzazione per non far andare via la gente e per far riprendere la vita. A me sta roba colpisce sempre molto, perché sì, colpisce sempre molto. Voi qui, operando in zona di pace, vi state con quelle firme che avete messo lì, ed è una bellezza, me lo porterò dopodomani ad Amatrice, questa giornata, e ne parlerò se è utile, se serve ad Amatrice. Voi prima che scoppi la guerra, anzi proprio per non farla scoppiare la guerra, no, dello spegnimento di, state facendo intese per mantenere alta la relazione tra città e commercio. È una bellezza. Grazie di questo. Bene, grazie a tutti, e abbiamo terminato per adesso. Architetto, per i non addetti ai lavori, per la gente comune, che differenza c'è fra riqualificazione e rigenerazione di una città? Guardi, è la chiave di volta della questione. La riqualificazione urbana, come l'abbiamo trattata ed affrontata per anche molto bene per secoli, interessa lo spazio fisico in due dimensioni, in tre dimensioni, i volumi, i progetti da fare. La rigenerazione urbana, per partire, per essere fatta, per essere compiuta, deve mettere al centro il cittadino, e quindi bisogna avere la capacità di cogliere le istanze, le necessità di una popolazione, di un popolo, nelle varie articolazioni, perché i problemi che vivono sulla propria pelle i giovani o gli anziani o le donne sono poi dissimili tra loro, e vanno trovati non necessariamente delle risposte individuali, soggettive, ma vanno messe a sistema le necessità. Bisogna partire dall'uomo. Mi è sembrato di capire dal suo intervento che non è più il momento di viaggiare soli. Le città non possono stare sole sul territorio, e gli amministratori non possono andare soli all'interno delle loro comunità amministrate. Assolutamente, sarebbe un errore gravissimo in un momento come questo. Noi attraversiamo da una crisi economica dalla quale noi non usciremo più come eravamo prima. Dobbiamo reinventarci, e per trovare i percorsi da fare nell'interesse delle genti, noi dobbiamo imparare a stare spalla a spalla, a procedere insieme. Se me la fa dire in questo modo, io credo
credo che sia arrivato il tempo di celebrare matrimoni tra discipline diverse. La ringrazio, le auguro buon lavoro. Grazie.